7 ottobre di un anno fa, all'alba, l'attacco di Hamas contro Israele che ha cambiato la storia. Gli ospiti sono pronti, noi facciamo le domande, sigla, in copertina torniamo in un kibbutz con il nostro corrispondente Giovan Battista Brunori. Poi iniziamo. Torniamo a Netiva Sarà, uno dei villaggi al confine con Gaza attaccati dai terroristi il 7 ottobre. 20 morti. Con una truppa della RAI eravamo entrati in questo villaggio l'8 ottobre. Sembrava oramai zona sicura, invece i terroristi erano appostati nelle vicinanze. È scoppiata una sparatoria, abbiamo cercato riparo nel rifugio. Oggi per la prima volta i 1000 abitanti tornano nel loro villaggio, si abbracciano, momenti di commozione, si ricordano le vittime, i parenti, gli amici ancora sotto sequestro a Gaza. Il professor Ron Lobel, medico dell'ospedale di Ashkelon, ha curato molti palestinesi nel suo ospedale. Per anni è stato a Gaza per formare il personale sanitario palestinese, progetti spazzati via dopo che Hamas ha preso il potere. La finestra è blindata, è una finestra di 95 kg ed è bulletproof. Qui potete vedere Gaza, Beit Hanun, Beit Laia, al di là si vede Jebalia. Il muro non protegge dal missili, ma dai direct shooting, delle spare. Sì. E purtroppo, siccome siamo un po' più alti, il muro protegge soltanto la parte bassa. Nonostante quello che è successo, lei continua ad abitare qui, a Netiva Sarà. Perché? Perché è la nostra casa. Non c'è un altro posto dove si può fare la riabilitazione né fisica e né mentale senza essere a casa sua. Dopo il 7 ottobre ha perso la speranza? All'inizio sì, ancora oggi ho dei dubbi, ma uno non può vivere senza una speranza.